La formica testa rossa, nome scientifico Crematogaster scutellaris. Fa parte della famiglia Formicidae, comunemente conosciuti col nome generico di formiche, nell'ordine degli insetti imenotteri. Vi faremo vedere queste formiche dalla testa rossa. Siamo su una piccola duna vicino al mare, in un SIC, sito di interesse comunitario, dove questo ginepro fenicio, che è un bell'albero, 10 anni fa avevamo trovato un nido di questo animale, di questa formica. Lo scorso anno siamo ritornati su questa spiaggia e lo abbiamo ritrovato. L'albero è vivo e non è danneggiato dalle formiche, ma dall'uomo, che ogni tanto taglia dei pezzi di legno, anche se in un'area naturale protetta non si dovrebbe fare. Le foglie verdi che vedete qui accanto al ginepro sono quelle del ligustro che convive con questa pianta. Sono vicine e sono insieme. La formica testa rossa è una formica appartenente alla sottofamiglia Myrmicinae. Il nome Crematogaster era in origine Crematogaster, come addome rialzato. Secondo altre fonti, Crematogaster significa gastro a forma di fiamma. Il nome volgare con cui sono indicate in diverse regioni italiane è di formiche rizzaculo, dovuto al fatto che se disturbata o minacciata reagisce inarcando l'addome e secernendo un liquido che risulta repellente. Altro nome: formica acrobata, per la sua particolare posizione in difesa.
La specie è diffusa nei paesi del bacino del Mediterraneo e quindi Europa meridionale, Nord Africa e Medio Oriente. Diffusa in tutta Italia nelle zone calde, si adatta anche in condizioni di ambiente freddo, preferibilmente asciutto. L'importante è che non sia eccessivamente umido. Questa formica è prevalentemente arboricola, un animale che vive e trascorre gran parte del tempo sugli alberi, nidificando preferibilmente nel legno sotto le cortecce degli alberi. Abita in diversi tipi di albero, resinosi e non, con predilezione per gli alberi di ulivo, su vari tipi di pino, sulla sughera come questa, su altre querce e altri tipi di piante. Nidificano spesso anche su legno morto, nelle travi e negli infissi o nelle fessure delle case, raramente presente anche in terreni aperti, e si trova anche spesso in crepe rocciose soleggiate. Forma colonie con numerosi individui e con diverse regine. La formica della testa rossa è un vorace predatore di piccoli invertebrati, ma si nutre anche di insetti morti. Ma non disdegnano anche gli alimenti di origine vegetale. Si trova inoltre a volte associato a colonie di afidi, la cui melata, che è una secrezione, rappresenta una fonte di sostanze zuccherine. Che a queste formiche piacciono molto, e quando trovano qualcosa, in questo caso un chicco d'uva, vi si gettano sopra avidamente fino a quando la leccornia finisce. Il corpo della formica è diviso in tre parti: testa, torace, addome. Gli operai di Crematogaster scutellaris monoforme sono formiche di medie dimensioni, da 4 a 6 mm di lunghezza. La regina ha una lunghezza maggiore, pari a 8-9 mm. Queste formiche presentano una testa rossa o rossastra, in contrasto con il resto del corpo che è di colore nerastro. La testa è ovoidale, le antenne sono composte da 11 segmenti con gli ultimi 3 segmenti clariformi. Gli occhi sono di media grandezza e la mandibola è triangolare. La prima parte del corpo è composta dal torace. Il pronoto dorsale del primo segmento toracico è privo di spine. Sul promodeo, la seconda parte del torace, ci sono 2 spine rivolte verso l'addome. Il collegamento tra il torace e l'addome è chiamato peziolo. Il peziolo è appiattito, grossolanamente rettangolare. Dopo il peziolo troviamo l'addome, chiamato gastro, è a forma di cuore o cuoriforme e termina con un corto pungiglione che viene caratteristicamente puntato verso l'alto quando sono in allarme, per mostrare il pungiglione che espelle una goccia di veleno. Questa formica è un morso tenace, ma è innocua per l'uomo. La colonia ha una sola regina. La longevità delle regine è di circa 20 anni. La longevità delle operaie è di circa 2 anni. Il ciclo vitale della formica è costituito da 4 stadi: uovo, larve, pupa, adulto. Le uova piccole e bianche o un po' giallastre vengono deposte dalla regina in numero altissimo e nell'arco di 2-6 settimane si sviluppano le larve. Queste, dopo aver state nutrite per un periodo che varia da qualche settimana a diversi mesi, si trasformano in pupe. Durante lo stadio di pupa non si nutre e subisce la profonda trasformazione in insetto adulto. La deposizione delle uova avviene di solito durante l'estate. Questa specie è molto prolifica. Le larve si schiudono principalmente a settembre e svernano nella seconda fase, da novembre a febbraio. La primavera successiva si sviluppano le larve del terzo stadio, che si pupano in estate. Entro la metà o la fine dell'estate compaiono le operaie, mentre gli individui di sesso appaiono alla fine di agosto. Gli individui sessati, i maschi e le regine alate, si trovano alla fine dell'estate, ma a volte anche a fine ottobre se non fa molto freddo, per la sciamatura. Istituiscono così colonie monogene indipendenti. Potenzialmente nell'estate successiva alla sciamatura la colonia può crescere
da zero a diverse centinaia di individui. L'aumento delle operaie e della covata è esponenziale. Le formiche vanno rispettate. Le formiche sono tra gli insetti più abbondanti in natura e svolgono un ruolo ecologico fondamentale nell'habitat in cui vivono. Infatti, oltre che dilettare i mirmecologi, che si occupano dello studio delle formiche con la loro intelligenza, sono un tassello importante dell'ecosistema che permette anche a noi umani di vivere. Grazie alla loro presenza il suolo è aerato e reso più fertile. Gli insetti nocivi sono tenuti a bada. In Italia le formiche ogni anno consumano fino a 14 milioni di chilogrammi di insetti nocivi e il terreno è liberato dagli animali morti. Ma se vi danno fastidio le formiche perché sono nella vostra casa o nel vostro giardino, dovete usare dei metodi naturali che, secondo l'etnobotanica, le e le tradizioni contadine, sono efficaci nell'allontanare le formiche da voi e non distruggerli con insetticidi o altro. Dovete avere un rispetto per la natura. Ecco dove era questo bel nido delle formiche. Riprese e autore Orazio La Corte.